Ma dunque io ho incontrato la psicologia tempo fa, quindi ero ancora al liceo. E naturalmente avevo le mie curiosità e avevo i miei interessi, soprattutto di letteratura. Questo era il mio interesse prevalente. Letteratura italiana, letteratura inglese, insomma letteratura. E ho incontrato la psicologia perché, essendo curioso, erano stati appena pubblicati i primi volumi dell'opera di Freud e quindi mi sono immerso in, mi sono immerso, ho incontrato psicologia della vita quotidiana, l'interpretazione dei sogni e mi hanno catturato quella parte di me che è incline all'enigmistica. E quindi a tutti i Meccanismi. meccanismi del lapsus, per esempio, i giochi di parole e quant'altro, e ovviamente l'interpretazione dei sogni, perché l'ho considerato da subito un grande romanzo, una grande avventura intellettuale, ma anche onirica. E quindi è cominciato così, dopodiché ho scelto filosofia e mi sono orientato nella psicologia, ho lasciato a malincuore i miei interessi per il teatro e per la letteratura e a un certo punto il cammino è andato dove è andato, cioè più esploravo la psicologia in un certo senso e meno mi ci ritrovavo. Per cui potrei dire alla fine degli anni Ottanta, anche se il percorso Iniziato prima. accademico era già andato sufficientemente avanti, ma era andato avanti anche il percorso nella formazione, che è l'altra parte di me. Se non avessi incontrato Jung, credo che non avrei proseguito il mio cammino nella psicologia. Perché mano a mano, nell'arco di 20 anni, uno a uno, li ho fatti fuori tutti quelli che ho incontrato, per quanto mi ci sia dedicato senza rimpianti, no? La Gestalt, la stessa psicanalisi, per cui ho anche fatto un percorso individuale, un training analitico individuale che è durato 3 anni. E che ha prodotto una insoddisfazione molto grande sia nei confronti del metodo sia nei confronti dei contributi teorici. Credo che avrei potuto chiudere a quel punto con la psicologia, fondamentalmente, con quella psicologia, le ricerche, il laboratorio, le ricerche sul campo, che pure mi interessavano di più di quelle di laboratorio. Se non avessi incontrato Jung, quindi Jung che era la pietra scartata, in un certo senso, è diventata la pietra angolare o l'architrave, perché ho subito in qualche modo risentito o forse riscoperto, no? Quella che io pensavo fosse la vera psicologia. Dopodiché c'è stato un percorso di analisi che è cominciato proprio in quel periodo, che mi ha ancorato ancora di più a Jung. Per cui direi che per me fondamentalmente l'unica psicologia del Novecento che parla ancora oggi e parlerà sicuramente in futuro, anche se da una posizione di minoranza, di netta minoranza, o comunque sempre più distante dal mainstream, resta Jung. E io ricordo sempre che noi abbiamo 20 volumi di opere, ma abbiamo almeno due volte, quindi 40 volumi, alcuni dei quali ancora da pubblicare, di lettere, di seminari, di altri scritti, e in questi Jung parla davvero, oltre a sforzarsi di scrivere un testo che abbia la forma di un'opera. Sì, forse è un linguaggio che davvero riesce a tenere dentro le passioni della letteratura, del mito, dell'arte. Jung penso che abbia attinto e che comunque ci rimanda costantemente ai tempi
testi classici, che ci rimanda costantemente all'immaginario collettivo, ci rimanda a tante cose che insomma parlano anche di tutti questi libri che ti circondano qua. Sì, sì, ma come tu vedrai c'è solo Jung, poi in realtà qua il resto della psicologia è da un'altra parte. Sì, sì. Ma tutto il resto è letteratura, poesia, simboli, immagini e quant'altro. Cioè devo dire che dal mio punto di vista Jung è uno dei grandi pensatori del Novecento, prima che non una delle teorie psicologiche. Mi sembra che ci sia stata per fin troppo tempo, anche se permane ancora oggi, una scolastica junghiana che ne fa forse non più un allievo di Freud, cosa che è un falso storico, ma una delle teorie della personalità nei manuali delle teorie della personalità. Non è così, è un'altra psicologia quella di Jung ed è uno dei grandi pensieri del Novecento insieme ai grandi filosofi del Novecento, ovviamente. In questo percorso di incontro con la psicologia hai accennato prima il tema della formazione che ti è da sempre, mi viene da dire, stata a cuore. Beh, sei anche stato ordinario a Torino, ma anche preside di facoltà. Vent'anni, credo, in tutto l'esperienza. Da ordinario, sì. Da ordinario, sì. Ma dall'inizio sono 40, perché io ho cominciato a lavorare in quello che all'epoca era l'Istituto di Psicologia, ancora da studente del secondo anno. Era già Palazzo Nuovo. Era già Palazzo Nuovo e prima nella facoltà di Lettere e Filosofia, certo. E poi nella facoltà di Magistero e poi c'è stata la facoltà di Psicologia, ma insomma il percorso è durato 40 anni. Sì. Che cosa ti sei portato via da quei 40 anni? Perché a un certo punto l'hai interrotto questo percorso, no? Sì, sì. Ma devo dire che io ero pronto a lasciare la psicologia accademica una volta diventato ordinario, come se avessi raggiunto quello che volevo raggiungere. Avevo 40 anni, quindi abbastanza presto per diventare ordinario, e ho tentato un viraggio dalla psicologia sociale, che era, diciamo, la disciplina nella quale sono diventato ordinario, alla psicologia dinamica, perché in realtà era già il momento in cui comandava Jung in un certo senso. E mi sono accorto che Jung e l'accademia, la psicologia accademica, non vanno d'accordo fondamentalmente. C'è qualche cosa che non quadra. Jung in università non è il suo spazio. Per cui io ero già pronto nel 97 a lasciare l'università e a dedicarmi soltanto alla psicologia junghiana, dopo peraltro aver contribuito a completare il percorso della facoltà di psicologia a Torino, quindi sono stati 3 anni di duro lavoro in senato accademico, ma poi ce l'abbiamo fatta. Ma una volta che c'è stata la facoltà a Torino, io ero pronto, poi vicende familiari tristi purtroppo mi hanno costretto invece a fermarmi, per cui ho resistito fino a quando ho resistito, e credo che anche il fatto di aver fatto il preside sia stata una scelta felice per poter accumulare quel basta così in termini rapidi, no? In un certo senso, se non avessi fatto il preside forse avrei ancora continuato a soffrire, ma invece A volte certe esperienze anche di saturazione servono per chiudere. Poi di fatto io ho visto l'università cambiare profondamente. È cambiata molto, no, in quegli anni? Profondamente, sì, io non ho mai accettato il cosiddetto 3+2, mi è sembrato un'invenzione. Non ho mai accettato la sudditanza dell'accademia al mondo complessivo della cosiddetta funzione pubblica e tutta la burocrazia che si è riversata sull'università, e poi tutte le questioni legate alle pubblicazioni, gli impact factor, solo ricerche quantitative, insomma uno snaturamento completo di quella che era la... Certo, però poi la psicologia dinamica, per esempio, l'ho
l'ho lasciata perché strideva Jung. E quindi ho fatto un altro cambio di cattedra e sono passato a psicologia della formazione, che se non altro per me era vivibile, in quanto la mia storia nella formazione aveva già più di Radici 20 anni. profonde, tanto che Sì, sono molto affezionato. sì, la formazione.